Fermoli un attimo. Vittorio Feltri, eccoci qui. A proposito, viva! A proposito, auguri, anche se ce ne fottiamo degli auguri noi. A quante persone hai fatto gli auguri? Due, tre, nessuno? Quante persone? Nessuno. A nessuno hai fatto gli auguri? No, guarda, è una pratica che è veramente noiosa. Bravo. Io, per esempio, mi hanno detto in molti, anche delle persone vicine a Vittorio, mi hanno detto: ma fai gli auguri a Vittorio? Io ho fatto: scusa, se gli faccio gli auguri, mi manda a fare in culo. Cioè, se io gli mando un messaggio di auguri per il 2019, mi dice vai a fare in culo, brutto stronzo, perché mi hai scritto, perché mi hai chiamato? Ma non è un pensiero gentile, a chi vuoi bene lo chiami, dici ti auguro un anno felice, digli qualcosa tu per favore, andate a fare in culo, se vi piace di più, anche perché il 2019 sarà un anno di merda, dici siamo già, speriamo di no, siamo già condannati in partenza, specialmente per Parenzo, noi speriamo di no, se lei permette direttore mi tocco a carne, comunque andiamo avanti, andiamo avanti. A pelle uguale. Senti, caro Vittorio, ma fa bene Salvini a resistere sul Piave? Perché qui si tratta ormai di Conte che dice andiamo alla PIA con l'aereo, l'Europa che dice ridistribuiamoli, e il ministro degli interni che ha basato tutta la sua politica sul fatto di non far entrare manco un immigrato sulle navi, alla fine si trova di fronte a gente che vuole far entrare 5-6 persone. Fa bene a resistere il signor Salvini o no? Adesso cerchiamo di seri, 5-6 persone più, 5-6 persone meno, appunto, non cambiano i destini dell'Italia, però dal punto di vista del principio ha ragione Salvini, perché aveva detto no, qui non entra più nessuno e quindi non deve entrare più nessuno. Quindi io sono dalla parte di Salvini, anche se mi viene da ridere, perché io non sono così rigido, per 5-6 persone potrei anche mollare, anche in virtù del fatto che altri paesi europei che mai avevano mosso un dito adesso sarebbero disposti a partire. Cioè tu dici che già una vittoria l'ha ottenuta, perché comunque sono entrati in mare altre persone, hanno altri paesi. Secondo me sì. Secondo me sì, però io dico una cosa, io forse sono più salviniano da questo punto di vista. Se uno decide e che non devono entrare, poi non è che può arrivare Conte, il signor Conte. No, certo, ma chi è sto Conte? Prima che diventasse Presidente del Consiglio non sapevo neanche fosse. Esatto, cioè deve rendersi conto che è un notaio, cioè un passacarte, non è che si può mettere in testa. È un parvenu, va benissimo, lo accettiamo, però che non ci rompe i coglioni. Sì, ecco, no, cioè Presidente del Consiglio, che non prenda lui decisioni, che non ha un cazzo di voto. Chi cazzo è? Una volta si diceva del Vaticano, quante armate ha il Vaticano, no? Quanti voti ha Conte? Nessuno. Ma Conte, cioè, poveraccio, è lì, che gioca a fare il Presidente del Consiglio, lasciamolo giocare, però che non ci rompa i coglioni. Sì, assolutamente. Senti, anche Baglioni oggi, tu conosci il signor Baglioni, il cantante, sì? Sì, mi piace anche. Sì, anche a me tantissimo, come cantante straordinario. Oggi si è messo a fare l'antisalviniano anche lui, dicendo che oddio questi 49, ma non ci si può fermare di fronte a 49 persone, l'umanità lì, dice che l'Italia si è incattivita. Una parte, capito? Certo. Dice Baglioni, dall'alto della sua cattedra di sociologia e delle sue ville sparse in Italia, dice che l'Italia si è incattivita. È la moda, capisci? È la moda. Allora, chi segue la moda? I coglioni. Quindi anche Baglioni, che fa anche rima con coglioni, si è adeguato. Cioè tu dici un coglione, dici alla fine. Ma io non capito, perché non può avere un'opinione su questo. È un modo per dire fa rima con coglioni. Comunque si adegua alla moda, diciamo, del politicamente corretto, di piagnucolare di fronte. Sì, poi per essere insieme con la truppa dei buonisti, no? Che appunto va di moda, ma che però non becca un voto neanche se lo va a cercare col lanternino, questa è la verità. La maggior parte degli italiani la pensa in modo diverso e se Baglioni invece vuol fare il controcanto lo faccia pure, ma a me che me ne frega, tanto io il festival di Sanremo non lo vedrò neanche. Sta lì a Bergamo tutto il giorno. Se mi mettono una pistola alla nuca. Ma nessuno glielo chiede di guardare il festival a Feltri, veramente. Comunque, non è che qualcuno ho detto non è che qualcuno viene da te e ti dice devi guardare il festival, non gliene frega niente a nessuno di quello. Infatti, che io lo vedo, quindi, io siccome mi state intervistando, Cristo, ti sto dicendo quello che farò io, e se no non intervistarmi che non ti dico niente, perché io i cazzi miei non lo voglio di dire. Ma sapere che tu guardi il festival di Sanremo non gliene frega niente a nessuno. Sì, poi sono 20 milioni di italiani che lo seguono. Allora, appunto, giustamente io pure non,
vedo manco un fotogramma di solito, non me ne frega niente. Ma che ci frega? Fate quello che vuole. Scusa, Vittorio, uno scrittore francese oggi, poi veniamo al tuo articolo che hai scritto oggi perché è fondamentale. Tu dici, anzi, partiamo subito da quello. Tu dici, ecco, meglio, tu dici in sostanza che se tu avessi scoperto che i tuoi figli sono stati fatti da un altro, con lo sperma di un altro, alla fine mamma dici chi se ne frega, giusto? Mamma, vabbè, sei contento così. Certo. Sì, se gli piace così, il concetto, ragazzi. Il concetto è quello. In brutale sintesi è questo. Se gli piace essere cornuto, evviva. Ma che c'entra? Ma te ne te frega te se io sono ma cornuto. Ma no, ma voglio dire, se ti tu piace cornuto, così diciamo, dirlo, per definizione, quindi non è il problema. Ma, io, no, ma se uno non gliene frega niente, ma se uno non gliene frega niente, alla fine, importante no, perché il concetto in realtà è molto più complesso, io sono brutalizzato. Il concetto è semplicissimo. Se uno scopre successivamente, 20 anni dopo, dopo aver allevato i figli, cresciuti, dato i soldi, casa eccetera, che in realtà tua moglie ma si è scopato un altro neanche, vabbè pazienza, dove farà mai il problema, ma se mi piace così se hai allevato dei ragazzi in casa tua, esatto, li hai amati, non è che poi a un certo punto li butti in strada, te li tieni e chi se ne frega se lo sperma non è tuo. Io per esempio ho dei gatti che amo moltissimo, ma vi assicuro che non mi sono mai accoppiato con una micia. No, beh, certo, non c'è questo, lo crediamo. Cioè, si ama perché si ama. Se, sì, poi se poi invece tu fai ricondurre tutto a uno spruzzo di sperma, la cosa mi fa anche un po' schifo. Sì, ma ha ragione lui. In fin dei conti, qual è il punto? Se uno scopre 20 anni dopo, ma anche 5-6 anni dopo, che tua moglie, che poi comunque resta con te, eccetera, eccetera, che si è fatta una trombata, e da qui qualche domandina 20 anni dopo mi viene. Se per 20 anni credo che, però, insomma, per carità. Giuseppe, quante scopate noi ci siamo fatti? Fuori dal bosco, fuori dal bosco. Adesso fate voi, io non lo so, va benissimo. Basta. Perché noi non dovremmo perdonare alla nostra moglie di aver fatto quello che noi abbiamo sempre fatto? Ma tua moglie, per esempio, ti ha perdonato per tutte le cose che tu hai fatto fuori dal matrimonio o no? Ma non lo so. Ma io non le ho garantito di non averla mai tradita. Le ho adesso sentirò la trasmissione. Ma di aver contenta. Diversificato. Vabbè, che è la stessa tradimento, cosa. Tradimento, la parola tradimento evoca. Un coltello piantato tra le questo capo. È interessante. Io questo non l'ho mai fatto. Io con mia moglie sono sempre andato d'accordo, ho sempre fatto tutto quello che dovevo fare. Però qualche volta mi è capitato di diversificare. Ecco, questo è un argomento molto interessante. Cioè, uno dovrebbe dire in realtà non ti ho tradito, ho diversificato. Bellissimo. Io dirò da questo momento in poi dirò. Sarà felice, prova a dirlo. Ho diversificato. Beh, stupendo. Sarà felice. Meraviglioso. Sarà felice. Beh, poi una volta in televisione mi hanno chiesto: ma se tu avessi scoperto che tua moglie era a letto con un altro, tu cosa avresti detto? E io ho risposto: cambia le lenzuola. Ma sì, ma naturalmente, ma naturalmente. Ma non è così. Problema, ma va santo benissimo. Dio. Ma se vi piace allora, così, fermi tutti, così. Torniamo tra qualche minuto con il direttorissimo perché gli voglio chiedere di una cosa fondamentale. Anche qui, oggi, leggo sul tuo giornale che va contro tendenza rispetto a quello che pensiamo noi, caro Vittorio. Donne non depilate, meglio di no. Ma come meglio di no? Meglio di sì! Meglio si occupa che di grandi temi il giornale, questione di gusti. Fermi, che ci torniamo, fermi.